Facciamo un piatto della tradizione, però lo alleggeriamo, lo rendiamo un piatto facile e veloce. Voglio farvi gli strozzapreti con la salsa di datterini, ricotta e pinoli tostati. Vediamo gli ingredienti della ricetta. Pasta fresca, quindi gli strozzapreti, salsa pronta datterini, pinoli, ricotta, una falda di cipolla, per condire olio e sale. Prima cosa metto a cuocere la pasta. L'acqua già bolle, è salata, andiamo in cottura con la pasta e cominciamo a preparare la salsa. Il condimento è in realtà molto semplice, abbiamo una salsa pronta e una salsa già preparata, non voglio scaldarla in padella perché il rischio è di scaldare troppo e di farla asciugare, quindi preferisco scaldarla usando il microonde. La verso quindi in una terrina, condisco con un po' d'olio, un cucchiaio d'olio, un pizzico di sale e poi la salsa a datterini è particolarmente amabile, dolce, infatti è un piatto molto adatto ai bambini e anche alle donne che hanno un gusto più delicato. E quindi per dargli un aroma ma senza aggiungere cipolla o aglio, questa falda di cipolla sarà sufficiente, la lascio nella salsa. Scaldandola lascerà il profumo, mi devo ricordare poi di toglierla. Quindi scaldo nel microonde, 60 secondi è sufficiente, l'importante è che sia ben calda. E nel frattempo preparo la ricotta. La ricotta va semplicemente condita con il sale e con l'olio. Non mi faccio problemi con l'olio extravergine d'oliva. Noi stiamo facendo adesso due porzioni, diciamo un cucchiaio d'olio extravergine per ogni porzione. La ricotta preferisco non scaldarla, la lascerò quindi a temperatura ambiente. Adesso sto accendendo il fuoco in un padellino asciutto, antiaderente, dove voglio tostare un paio di cucchiaiate di pinoli. Giusto per rinfrescare il profumo del pinolo, mi servirà poi da mettere sopra come guarnizione della pasta. La pasta fresca in pochi minuti è pronta, nel frattempo i pinoli sono tostati, prendiamo dal microonde la salsa che è bella calda, la cipolla vi ricordate? La togliamo. A questo punto la pasta è cotta, la mettiamo direttamente nella salsa, dobbiamo amalgamare il tutto, mettiamo una sola cucchiaiata e ne lasciamo un po' di ricotta dentro per la decorazione, diciamo così, del piatto, per rifinire l'impiattamento. Abbiamo fatto due porzioni di pasta, circa un 60 grammi di ricotta, con una bottiglietta di 300 grammi di salsa datterini. La pasta è pronta e adesso siamo pronti per impiattare. Impiattiamo, piatto semplicissimo, velocissimo, no? Veramente facile. Scentriamo un po', non lo mettiamo solo in mezzo. Quindi sto più su un lato del piatto. Mi sembra sufficiente. Con due cucchiai usiamo la ricotta in questo modo. Sarà un piacere poi nell'amalgama di questo sugo fantastico trovare la freschezza e la leggerezza della ricotta. Bene, tocco finale, due pinoli tostati, li faccio cadere così, piano piano. E voilà, il piatto è pronto.